Mio padre non vuole informazioni sicure. Vuole la pelle di quel bastardo! Non può essere andato lontano. Mi chiamo Roger Pratt. Te lo ricorderai. Ora te lo ricorderai. Io nel personaggio di Roger Pratt, quando l'ho iniziato a fare, è stata una grande soddisfazione farlo, sia perché rincontravo Giulio dopo tanto tempo. Secondo, e l'ho fatta con grande soddisfazione, perché pensate che mentre io stavo girando Tre passi nel delirio, non l'ho finito, benché ero il diavolo nel film di Fellini, non l'ho finito e ho lasciato il film a metà per poter andare avanti con quest'altro, in quanto ci tenevo moltissimo a farlo, loro non avevano rispettato le date e allora anche io sono andato a farlo. Solo che facendo il film è stata una grande soddisfazione, un grande divertimento, lavorare con Mario Adolf è stupendo, e con Giulio stesso, che con noi era un grosso regista, quando invece arrivava il primo attore, allora si arenava tutto. E un film è stato girato parte in Spagna e parte in Italia? Parte Manziana, Mazzano, la scena dell'inseguimento, di quando si vede addirittura il pezzo di quello che c'ha il filo in mano in Spagna, che però la scena invece si svolge la della UE. Beh, venivano fatti del genere, che si apriva una finestra a Roma e ci si trovava in Spagna. Per ora è solo un peso. Morto lo sarà tra poco. Sentivi più cattivo o più buono? Il ragionamento del cattivo è sempre portato dal regista. Cioè il produttore vedeva questo personaggio, la Jack Palance, e benché il personaggio di Jack Palance non è sempre un cattivo, lui vedeva in me questi zigomi duri, forti, questo viso scavato, il personaggio del cattivo. Perché era stato fatto uno sfregio anche? Beh, in alcuni film c'erano stati fatti degli sfregi, sì, infatti anche Il protetto un cielo di stelle. Più che altro è il personaggio Segaligno.